Quante volte vi siete lavati le mani oggi? In questi tempi di pandemia probabilmente lo facciamo ancora più spesso. Eppure, un gesto così semplice in realtà non era così banale come pensiamo. Trovare dell'acqua calda, del sapone, degli asciugamani puliti e utilizzarli come li utilizziamo oggi non era così scontato come possiamo pensare. Oggi parliamo di igiene vittoriana. La routine igienica vittoriana partiva dalla mattina. Ci si lavava in piedi con l'aiuto di una toeletta. La toeletta era composta da un secchio vuoto, una bacinella vuota, una brocca d'acqua, un asciugamano, che non serviva ad asciugarci, ma poi lo spiegherò, del sapone, a volte sì, a volte no. Solitamente questo tipo di routine era praticata dalle classi medie e alte, a volte anche da classi meno abbienti, ma solitamente per le classi veramente povere era difficile eseguire questo tipo di routine, perché il fatto di dover portare dalla strada o dalla campagna su nelle camere l'acqua era considerato non solo uno sforzo inutile, ma spesso era difficile compierlo proprio fisicamente, perché si era estremamente stanchi e si cercava in tutti i modi di risparmiare le proprie energie per fare i lavori di tutti i giorni, visto che si mangiava ben poco. I cassi abbienti comunque si lavavano a volte con acqua fredda, a volte con acqua calda, a seconda della propria preferenza. L'acqua fredda era in qualche modo più comoda perché non andava scaldata la mattina stessa e poteva essere portata nelle camere già dalla sera prima quando si andava a dormire. Il problema dell'acqua fredda però era che non scioglieva il sapone vittoriano e quindi era inutile lavarsi con il sapone quando si utilizzava l'acqua fredda. Le classi più abbienti e chi possedeva una servitù si faceva aiutare in questo compito, ossia lasciava che i servi e la servitù, insomma, scaldassero l'acqua e poi la portassero nelle stanze. La portavano nelle stanze da letto perché nell'epoca vittoriana ancora non esistevano i bagni e non esistevano neanche delle stanze dedicate alle pulizie o alla vasca. Di questa cosa poi parlerò più avanti. Lavarsi con una toeletta è molto semplice, ma è un po' diverso da quella che è la pulizia moderna con l'acqua. Solitamente si metteva un po' d'acqua della brocca nella ciotola vuota, si bagnava lo strofinaccio, il panno, quello che avevamo per lavarci e si strofinava contro il corpo. Si procedeva così un pezzo alla volta, si lavava una parte del corpo alla volta. Questa cosa aiutava anche a lavarsi per metà vestiti, perché si lavava una parte e la si ricopriva. Questa cosa perché le case vittoriane erano estremamente fredde, perché si pensava che il ricircolo d'aria fosse necessario alla buona salute e quindi le finestre venivano lasciate aperte anche di notte ed anche nei periodi più freddi. Inoltre, il fatto di potersi lavare a pezzi permetteva anche di mantenere un certo pudore nelle pulizie, perché spesso i vittoriani condividevano la stanza con altre persone. Il sapone vittoriano era composto principalmente da grasso animale e soda caustica. Aveva un odore molto forte e infatti era facile capire chi si era lavato e chi no. L'utilizzo del sapone non era per tutte le classi della società vittoriana. Solitamente i poveri non lo possedevano, perché un panetto di sapone, di quelli che usiamo anche adesso, delle dimensioni di quelli che usiamo anche adesso, poteva costare quanto un pezzo di carne abbondante di manzo. Quindi solitamente le famiglie meno abbienti preferivano con quei soldi comprare qualcosa da mangiare per la famiglia piuttosto che dedicare quei soldi all'igiene. L'argomento dell'igiene comunque era molto presente già prima dell'epoca vittoriana. L'innovazione che ci fu in epoca vittoriana fu quella di utilizzare l'acqua. Prima di quel momento l'igiene era solitamente portato avanti con lavaggi a secco. Si pensava infatti, prima dell'epoca vittoriana, che ci si ammalasse a causa di miasmi, ossia delle cose che c'erano nell'aria, solitamente nell'aria pestilenziale, quindi nei posti più sporchi o puzzolenti, che passava attraverso i pori della pelle e provocava qualsiasi tipo di malattia. Il tipo di malattia sarebbe stato generato dal tipo di persona che si trovava appunto ad essersi ammalata. Per questo motivo non utilizzavano l'acqua, perché pensavano che l'acqua aprisse ancora di più i pori e quindi aiutasse ancora di più a far penetrare le malattie all'interno del corpo. All'inizio dell'epoca vittoriana in realtà non era molto diverso quello che si pensava, si credeva comunque che ad ammalarsi fossero le persone che venivano a contatto con questi miasmi. Solamente la nuova scienza pensava che i pori dovessero essere aperti per lasciare che questi miasmi uscissero anche dal corpo e quindi era importante che si utilizzasse l'acqua e ci si tenesse puliti. In realtà l'epoca vittoriana è un'epoca di scoperte e una di quelle più grandi ci fu verso la fine dell'epoca vittoriana, quando si scoprì l'esistenza dei germi. L'esistenza dei germi fu una scoperta eccezionale che non portò un grande cambiamento all'interno della routine vittoriana, perché comunque le persone già si lavavano, ma si poneva più attenzione a cercare di rimanere disinfettate.
affettati, così come si poneva ancora più attenzione a quella che era la pulizia dei vestiti e della biancheria da letto o della casa, cosa che prima non era fatta così tanto. Venivano utilizzati vari tipi di disinfettanti o di saponi disinfettanti, che non sono quelli che usiamo adesso. Solitamente uno degli elementi principali che componevano questi saponi era il fenolo, che è un elemento che viene creato, diciamo, dal benzene, quindi assolutamente non salubre, anche se viene ancora utilizzato in alcuni prodotti per l'esfoliazione, proprio perché ha questo potere, diciamo, di distruggere in parte le cellule del nostro corpo. L'odore di benzene e quindi del fenolo è molto forte e solitamente veniva considerato in epoca vittoriana una cosa piacevole, voleva dire che quella persona era stata attenta a disinfettare le proprie parti del corpo. Una volta assodata la pulizia del corpo in generale, quindi dell'igiene vittoriana, i vittoriani cominciarono a pensare all'igiene orale. I spazzolini da denti vittoriani non erano molto diversi da quelli che abbiamo adesso nella forma, ma nei materiali. Erano molto diversi perché non avevano la plastica, quindi il manico era fatto di osso o di altri materiali naturali, mentre le setole erano fatte di crine di cavallo o di pony. Solitamente i dentifrici venivano fatti in casa, anche se era possibile comprarli da un farmacista o comunque in alcuni negozi. Non erano dentifrici come quelli che immaginiamo adesso in tubetto, solitamente erano in polvere e avevano un potere abbastanza abrasivo. Si potevano fare con ingredienti che si trovavano facilmente, come ad esempio la cenere, l'osso di seppia sminuzzato, il gesso, l'allume di rocca ed altri elementi che servivano a profumarlo, che non erano la menta come ci verrebbe naturale pensare, ma elementi come la canfora, che davano un odore molto forte alle persone che utilizzavano quel tipo di prodotto. Una cosa molto curiosa è che i dentifrici vittoriani erano estremamente colorati, al contrario di quanto sono quelli di adesso, che solitamente sono bianchi. Solitamente avevano dei colori che andavano dal rosso al rosa, perché i vittoriani pensavano che doveva assomigliare a delle gengive sane. Un altro elemento di cui dovremmo parlare è legato principalmente, anzi, solamente alle figure femminili, ossia agli assorbenti. Di ciclo mestruale e di assorbenti le donne vittoriane non parlavano né con gli uomini né tra di loro. Era un argomento considerato tabù e si cercava il più possibile di mantenerlo privato. È per questo che molte donne realizzavano i propri assorbenti e non li compravano, o anche nel momento in cui li compravano dei packaging che non avessero la scritta sopra assorbente o comunque che non facessero capire di che cosa si parlava. Gli assorbenti erano realizzati in tessuto ed erano o di cotone o di lino, solitamente lavabili. Ci sono vari tipi di assorbenti che sono rimasti fino ad oggi, di cui comunque abbiamo delle testimonianze. Un tipo di assorbente era semplicemente un fazzoletto di stoffa ripiegato per creare uno spessore che assorbisse. Un altro tipo invece di assorbente era creato con una tasca all'interno della quale andavano inseriti dei materiali assorbenti, che potevano essere degli stracci o, in casi più, diciamo, poveri, anche materiali naturali come per esempio il muschio. Gli assorbenti venivano rilavati in acqua e quindi riutilizzati. La cosa che mi faceva pensare inizialmente era come si faceva a tenere al proprio posto un assorbente, dato che, come ho detto negli scorsi video, la biancheria vittoriana non era fatta per poter mantenere un assorbente vicino al corpo, non esistevano materiali elasticizzati in quel modo e non si portavano. Solitamente si portavano dei mutandoni che comunque non erano aderenti o addirittura erano aperti nella zona appunto dedicata agli assorbenti. Ruth Goodman ci racconta che gli assorbenti in realtà venivano sospesi attraverso una cintura, come un po' un sistema di reggicalze, oppure in alcune testimonianze americane molto rare, venivano addirittura attaccati con delle bretelle alle spalle. In realtà questa cosa non mi ha stupito molto, il fatto di come fossero fatti questi assorbenti, perché addirittura mia nonna portava ancora degli assorbenti di stoffa in questo modo lavabili, quindi non è una cosa che c'è così lontana come magari possiamo pensare. E le vasche da bagno vittoriane in realtà esistevano, ma non servivano per la pulizia. I bagni infatti erano considerati un metodo per curare determinate malattie o condizioni generali di nervosismo o comunque di malattie di qualsiasi tipo. Fare il bagno voleva dire a volte lavarsi solamente in determinate parti, immergere solamente alcune parti del proprio corpo, quindi un bagno per i piedi, un bagno che arrivava fino alla vita, un bagno per immersione subito e si veniva fuori. Insomma, c'erano vari metodi per farsi il bagno, ma tutte quante non erano legate all'igiene quanto alla cura di determinate malattie. In generale, anche nel momento in cui si voleva fare un bagno come quello
a cui pensiamo adesso quando parliamo di bagni, quindi un bagno rilassante, un bagno caldo, eccetera, eccetera, era molto difficile arrivare a riempire una vasca da bagno. Prima di tutto, non tutte le famiglie avevano una vasca da bagno, comprese quelle ricche, non era considerata qualcosa di necessario come pensiamo adesso. In più, dover riempire una vasca da bagno voleva dire portare l'acqua tante volte dalla strada, perché non c'erano comunque delle tubature che permettessero di avere l'acqua in casa. Questa cosa, a seconda della distanza della pompa cittadina o comunque del pozzo, poteva richiedere da un quarto d'ora a un'ora. Dopodiché l'acqua andava scaldata. Questo voleva dire comunque mettere sul fuoco e quindi consumare carbone, consumare carburante per cercare di scaldare l'acqua il più velocemente possibile. Solitamente ci si metteva intorno a un'ora a scaldare tutta l'acqua che era necessaria per fare il bagno. Dopodiché l'acqua andava trasferita all'interno di questa vasca e solitamente si cercava di fare il bagno nelle stanze più calde, quindi spesso ci si faceva il bagno direttamente in cucina. Potete capire quindi che fosse estremamente difficile poter fare un bagno come quello che consideriamo adesso e che praticamente nessuno faceva cose del genere, se non nei rarissimi casi. Verso la fine dell'epoca vittoriana, in realtà furono installate le tubature per portare l'acqua in casa o per avere acqua riscaldata, come ad esempio delle caldaie e degli scaldabagni. In realtà questi sistemi però erano estremamente rari anche all'interno di case abbienti, un po' perché la casa doveva essere predisposta per poter avere questo tipo di comodità e un po' perché facevano costare ancora di più le case e spesso anche le persone abbienti in realtà vivevano in case affittate e non di proprietà. In più pare che da questi scaldabagni uscisse acqua sempre poco pulita e piena di insetti e quindi anche chi aveva la comodità di avere dell'acqua calda disponibile non sempre ne faceva uso. Da qui l'utilizzo sempre maggiore dei bagni pubblici, sia da parte delle classi sociali più abbienti che da parte di quelle meno abbienti. In ogni caso, a un certo punto dell'epoca vittoriana ci fu un movimento per i bagni pubblici. Con lo scoppio del colera, intorno all'inizio del 1800, due persone, Kitty e Tom di Liverpool, che vivevano in una strada molto povera di questa città dove il colera era scoppiato come in tanti altri porti inglesi ma anche di altri paesi europei, decisero di mettere a disposizione la propria casa a tutte le persone meno abbienti che volevano lavarsi o lavare i propri panni, perché erano gli unici a possedere il modo di poter scaldare l'acqua. Questa cosa non solo salvò la vita a tantissime persone, ma mosse un movimento proprio sociale e politico. Ci fu attenzione nei confronti di questa coppia che aveva aperto la propria casa agli altri, un po' perché comunque c'era proprio attenzione verso questo gesto di solidarietà, un po' perché a fare questo gesto di solidarietà era stata un'irlandese che era considerata all'epoca facente parte di una delle classi più basse socialmente e anche economicamente dell'Inghilterra. Da quel momento iniziarono ad essere aperti dei bagni pubblici, ossia dei posti dove le persone potevano andarsi a lavare, che fossero esse ricche, appunto, perché come vi dicevo non c'erano delle vasche da bagno anche nelle case più abbienti, ma anche per i poveri, costava veramente poco. Questi bagni erano composti da varie stanzette con una vasca da bagno, quindi in cui si poteva entrare da soli, oppure con delle grandi vasche in cui si poteva fare il bagno con altre persone, che erano quindi pubbliche. Solitamente i bagni erano divisi tra maschi e femmine, ma anche per classi sociali o economiche. Solitamente c'erano bagni di serie A, mosci, e bagni di serie B, che avevano costi diversi. I bagni erano divisi per sesso anche perché si entrava nei bagni nudi e quindi era molto difficile che donne e uomini condividessero lo stesso posto dove fare il bagno. Questa cosa in realtà succedeva anche in famiglia, era raro che una donna si facesse il bagno, era più facile che lo facesse un uomo o i suoi figli, e anche quando era l'uomo a farsi il bagno, proprio perché queste vasche da bagno non erano in luoghi privati ma erano in cucina o comunque in posti più caldi, solitamente mantenevano l'uso di pantaloni leggeri. I bagni pubblici erano affiancati sempre all'inizio dalle lavanderie. Si poteva affittare l'uso di strumenti per lavare i propri panni, quindi i panni della propria famiglia solitamente, per pochi spiccioli, e quindi cominciò a diventare sempre più diffuso l'uso appunto di lavare i panni della famiglia, i vestiti.
Successivamente questi posti dove si faceva il bagno diventarono in realtà frequentati spesso da ragazzi che si riunivano in questi bagni più per eventi sociali, cioè più per divertirsi che per lavarsi davvero. In più questi bagni erano per le classi più povere l'unico posto riscaldato in cui poter stare, perché solitamente le loro case non lo erano, dato che non potevano permettersi di pagare il carbone o comunque qualcosa per scaldarsi di più. Successivamente questi bagni furono usati spesso più come piscine che come bagni veri e propri, e ben presto l'uso del bagno e della lavanderia si divise e infatti c'erano posti diversi dove lavare i panni e dove lavarsi, e successivamente ancora i posti furono divisi tra piscine e posti dove lavarsi. Con questo si conclude il mio racconto sull'igiene vittoriana. Per me molte cose sono state nuove e mi sono sembrate molto più vicine di quanto credessi a quello che è l'igiene moderna, comunque l'idea della pulizia. Non mi sembra così lontana. Forse sapendo quanto tempo ci voleva per fare un bagno o comunque per fare delle cose che a noi sembrano banali, si può capire perché l'igiene fosse considerato in modo diverso, o comunque quanto fosse più difficile avere un'igiene personale come quella che abbiamo adesso. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Nel caso condividetelo e mettetemi un mi piace. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!